Buongiorno a tutti, in particolare alle mie studentesse, ai miei studenti che sono molto felice di ritrovare in questa sede, seppur attraverso una lezione a distanza. Come la lezione che ho svolto la scorsa settimana, anche la lezione di oggi, che spero la maggior parte delle studentesse e degli studenti vedrà, se non oggi, nei prossimi giorni, si inserisce all'interno del corso di semiotica, del mio corso di semiotica destinato agli iscritti delle lauree triennali della nostra università. È una lezione che oggi vuole occuparsi di linguaggio verbale umano, quindi di un particolare tipo di codice, la lingua, che funziona attraverso l'uso di particolari tipi di segni, le parole, codice di cui d'ora in avanti cominceremo ad occuparci in maniera più precisa all'interno di questo corso. Fino ad oggi ci siamo occupati dei concetti fondamentali della disciplina, ci siamo occupati di ricostruirne la storia attraverso il contributo di pensatori antichi e moderni. Abbiamo cominciato a definire i concetti base della semiotica a partire dal concetto di segno e dal concetto di codice di comunicazione, di codice semiologico. Da oggi ci occuperemo all'interno del grande universo della comunicazione, non solo umana, di un particolare tipo di codice che appunto è proprio della specie umana e che è notoriamente conosciuto con il nome di lingua. Quindi questa lezione si collega alle precedenti e diciamo anche ad alcune questioni che riprenderemo nel corso delle lezioni successive, relative ai meccanismi generali di funzionamento della comunicazione umana, relative poi anche alle proprietà responsabili di tale funzionamento. Ci occuperemo di arbitrarietà, ad esempio, ci occuperemo di articolatezza o doppia articolazione. Ci occuperemo di ridondanza ed ovviamente ci occuperemo di vaghezza, in particolare della vaghezza linguistica che nel mio percorso di studi è stata certamente la proprietà che ho studiato meglio, di più e insomma più a lungo e che sto cercando anche di approfondire attualmente. Per questa lezione, questa è un'avvertenza per gli studenti, per le studentesse e per gli studenti, abbandoniamo momentaneamente il manuale di semiotica di Stefano Gensini e ci facciamo aiutare da un altro dei testi di riferimento del nostro corso. Il testo è Che cos'è una lingua di Tullio De Mauro, che tra l'altro è stato maestro di Gensini. Diciamo, non è un libro che cos'è una lingua, come molti di voi già avranno visto, è un saggio, un breve saggio, che è stato pubblicato nel 2008 per i tipi di Sossella Editore ed è un saggio nel quale praticamente De Mauro riassume, o meglio, rielabora i contenuti di una lezione tenuta nel 2006, nel marzo 2006, come lezione inaugurale dell'anno accademico della Facoltà di Scienze Umanistiche dell'Università La Sapienza, tenuta all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Tra l'altro, per chi avesse a disposizione questo saggio, ne suggerisco anche l'ascolto del CD che contiene la registrazione integrale di questa lezione. Il saggio si intitola Che cos'è una lingua e quindi un po' l'obiettivo è quello di spiegare ai lettori che cosa sia una lingua. È un obiettivo che De Mauro però cerca di perseguire un po' nella maniera che a lui è più congeniale, è solita. Quindi non rispondendo direttamente alla domanda, ma cercando di rispondere ad essa,
anche e soprattutto attraverso il contenuto di altre discipline, di discipline non linguistiche, non appartenenti al grande contenitore delle scienze del linguaggio. E soprattutto De Mauro usa una strategia, anche questa molto comune nei suoi scritti: non risponde immediatamente alla domanda, ma cerca di capire se la lingua, se le lingue, nel loro essere i principali strumenti a disposizione degli esseri umani, sono anche gli strumenti che gli esseri umani hanno imparato, cominciato, diciamo, ad usare per primi. Quindi noi seguiamo De Mauro in questo ragionamento, e lo seguiremo anche nelle prossime lezioni, poi, per capire non solo che cosa siano le lingue, ma anche per capire più da vicino, e secondo poi una prospettiva di studi semiotica, come le lingue funzionino. Come ho già detto, De Mauro apre il suo ragionamento invitandoci a guardare ad altre discipline, discipline che nel corso degli ultimi anni, ma direi per tutto il Novecento, hanno contribuito molto moltissimo allo sviluppo degli studi relativi alle lingue, quindi hanno molto contribuito allo sviluppo delle scienze linguistiche, in particolare allo sviluppo della linguistica e della semiotica. Queste discipline, dalla psicologia alla psicologia sociale, alla psicologia dell'età evolutiva, alle neuroscienze, e qui apro una brevissima parentesi per i miei studenti, perché li vorrei invitare a leggere un librino molto molto interessante, che nel suo essere un librino è un testo molto importante che riassume anni e anni di studio. È un libro edito per i tipi di La Terza nel 2002 e che si intitola Prima lezione di neuroscienze, scritto da un grande scienziato, Alberto Oliverio. Ecco, queste discipline, come dicevo, le neuroscienze, la psicologia, si sono molto evolute negli anni a noi più vicine, e hanno fornito anche alle scienze del linguaggio preziose informazioni. Ad esempio, diversi psicologi negli anni a noi più vicini, De Mauro cita ad esempio uno psicologo argentino, Jacques Meller, hanno svolto, grazie all'uso delle nuove tecnologie, prime tra tutti all'uso dell'elettroencefalogramma, diverse ricerche sui neonati e in relazione al linguaggio che cosa hanno evidenziato. Hanno evidenziato come dopo le prime 36-48 ore di vita, i neonati, pur avendo una vista piuttosto incerta, siano invece in grado di udire in maniera pressoché perfetta. Quindi questi studi hanno evidenziato come l'apparato uditivo già nelle prime ore di vita si trovi ad uno stadio di sviluppo in tutto e per tutto paragonabile a quello degli individui adulti. E perché queste osservazioni sullo grado di sviluppo dell'apparato uditivo, per noi che ci occupiamo di lingua, per noi che ci occuperemo di lingue storico-naturali, sono molto importanti? Perché l'udito nei primi giorni di vita, nelle prime ore di vita, sarebbe ciò che permetterebbe ai neonati di fare cose straordinarie, addirittura di stabilire delle vere e proprie classifiche di preferenza rispetto ai suoni percepiti dall'ambiente esterno e soprattutto rispetto alle voci del mondo che circondano il neonato. Infatti, sempre riferendosi a Jacques Meller, noi sappiamo che i neonati nelle prime 36-48 ore di vita riuscirebbero a riconoscere la voce della madre che parla e continua a parlare la lingua che il bambino ha inizialmente da lei udito,
Poi, come in una vera e propria classifica di preferenza, e questa preferenza come sarebbe evidenziata? Sarebbe evidenziata ovviamente da determinati risultati nell'esame svolto attraverso l'elettroencefalogramma e anche da un aumento del movimento del neonato, un aumento della reattività del neonato, quindi in una vera e propria classifica al secondo posto. I bambini reagirebbero positivamente con determinate appunto modalità a coloro che usano la lingua sentita parlare per prima dalla madre, quindi le persone che fanno parte del loro contesto familiare, il padre, gli eventuali nonni, gli eventuali fratelli e sorelle, e poi addirittura riuscirebbero a riconoscere e a distinguere come terza preferenza in questa, diciamo, ipotetica classifica la voce della madre se e quando questa parla una seconda lingua. Quindi potremmo dire che i neonati non certo conoscano una lingua, usino una lingua nelle prime ore di vita, ma di certo questi esperimenti, questi dati ricavati da delle sperimentazioni, da degli studi non solo osservativi sui neonati, dimostrano molto bene come i neonati, sin dalle prime ore di vita, sin dalle prime giornate di vita, grazie a questo udito particolarmente sviluppato, pur essendo molto lontani da un comunicare inteso come proferire, come usare appunto le parole, possano essere a tutti gli effetti in grado di riconoscere dei suoni, le diverse realizzazioni, il ritmo, le modalità intonative e le scansioni. Quindi reagirebbero ad esse con determinati movimenti, con cambiamenti nei movimenti, con il sorriso, con il pianto e via dicendo. Comunicherebbero dunque a tutti gli effetti con il mondo esterno, pur senza utilizzare la lingua. È da qui che, diciamo, anche attraverso il contributo di altri studi, quindi da queste prime ore di vita e a questa, diciamo, attività di riconoscimento che inizia proprio nelle prime ore di vita, grazie a questa facoltà uditiva, ecco, particolarmente sviluppata, che per il neonato, da un punto di vista comunicativo, dice De Mauro, inizierebbe un vero e proprio lavoro. In questo senso, utilissimi per chi conosce qualcosa di psicologia e di psicologia dell'età evolutiva, continuano ad essere gli studi dello psicologo Jean Piaget, che mostra in maniera molto 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 chiara le tappe di questo lavoro, che viene appunto avviato con l'udito e con la conseguente possibilità di ricezione, ma all'interno del quale un grandissimo contributo e un ruolo molto importante viene ad esempio svolto dall'attività tattile della bocca e del corpo del neonato con il corpo della madre. Ecco, per chi fosse interessato ad approfondire questo argomento, cito in proposito gli studi, in questo caso non di uno psicologo, ma uno dei protagonisti della psicanalisi del Novecento, René Spitz, che si è molto occupato del ruolo del tatto nello sviluppo generale del bambino ed anche in relazione allo sviluppo delle sue capacità, possibilità comunicativa. Quindi, diciamo, il cammino verso la lingua, il cammino verso la prima parola detta è a tutti gli effetti un lavoro che va avanti man mano che va avanti la crescita del bambino, il bambino che sperimenta, si esercita ed è continuamente in azione. Un chiarissimo esempio di questo continuo lavoro sono, ad esempio, le prime lallazioni, ossia quegli
i noti, notissimi esercizi vocalici che ogni neonato compie nei primi mesi di vita, apparentemente privi di senso, ma che in questo essere loro privi di senso, in questo sfociare poi nella produzione delle fonie più disparate, servono ai neonati a fare qualcosa di molto importante nel loro sviluppo individuale. Servono innanzitutto ad imparare ad udirsi e servono ad accorgersi pian piano che proprio i suoni che loro stessi producono sono lo strumento quasi ludico, quasi un gioco che attrae soprattutto l'attenzione di chi gli sta vicino, in primis la mamma, il papà, i nonni, i fratelli, le sorelle e via dicendo. In questo lento sviluppo, in questo lavoro continuo di sviluppo comunicativo, ad un certo momento il periodo delle lallazioni, ci dicono gli psicologi dell'età evolutiva, ci dicono coloro, gli studiosi che si occupano di appunto psicologia dello sviluppo, il periodo delle lallazioni cessa per lasciare il posto ad un momento, diciamo, di silenzio che, nonostante l'apparente stop di qualsiasi tipo di attività, è un momento anch'esso di grande attività, di grande lavoro verso la conquista della parola detta e verso l'avvio dell'uso attivo del linguaggio verbale. Si tratta di un periodo ovviamente di fronte al quale tutte le mamme, tutte le nonne piuttosto ansiose si spaventano pensando appunto che sia successo qualcosa in questo straordinario sviluppo del bambino, che improvvisamente da questo grande rumore, da questa produzione straordinaria di suoni passa ad una fase di assoluto silenzio. Non c'è da spaventarci, ci dicono gli psicologi, perché anche il periodo di silenzio è un periodo in cui che vede il bambino profondamente impegnato in un'analisi appunto dei suoni che sono stati percepiti e che continuano ad essere percepiti dall'esterno, che vengono appunto analizzati, che vengono distinti in blocco, distinti in unità, riconosciuti in unità che si ripetono e che comunque fatto molto importante, conducono il bambino ad osservare che cosa? Che, diciamo, svolgono una determinata funzione, ad esempio servono per indicare oggetti ed azioni, per stabilire rapporti tra individuo e individuo, per stabilire delle relazioni con l'ambiente che il bambino circonda. Dunque, sottolinea nel saggio De Mauro, se anche in questa fase, seppur in questa fase direi che manchi un uso attivo della parola, la capacità ricettiva di ciascun bambino continua a rappresentare un chiaro segnale del cammino verso la comprensione e verso l'uso, verso delle parole e verso la prima parola detta. Ecco, per sintetizzare, direi che questo cammino, potremmo dire che è un cammino, quindi un cammino di conquista della lingua, un cammino di conquista della prima parola detta, è un cammino in primis selettivo, perché il bambino nella moltitudine dei suoni, nella moltitudine delle fonie, man mano che cresce si orienta sempre più verso le sole realizzazioni dei fonemi della lingua prima o delle lingue a cui è esposto. Si tratta poi di un cammino, altro aspetto molto, molto interessante dal mio punto di vista, diciamo, in cui la facoltà di linguaggio che intendiamo come la componente, diciamo, biologica, naturale che caratterizza ogni essere umano, da sola non basta.
Non basta perché diciamo questo, la via verso il linguaggio non dipende solo dal possesso di una facoltà iscritta nel nostro patrimonio genetico, ma dipende dalla continua attivazione, dalla continua interazione del funzionamento di questa facoltà con, diciamo, l'ambiente esterno. L'ambiente esterno che è fatto di che cosa? È fatto di necessità vitali, è fatto di affetti, è fatto di affetti anche non egoistici, dice De Mauro, per chi assiste, scalda e nutra. È fatto di interazioni continue, di ascolto, di relazioni che ci permettono l'individuazione e la discriminazione dei suoni, che ci permettono anche un silenzio, però un silenzio attento. Tutto questo ci guida verso il linguaggio in cui noi siamo guidati, in cui, lo ripeto, siamo orientati, in cui il nostro, diciamo, futuro comunicativo non è assolutamente deciso dal solo possesso di una facoltà, ma è deciso dall'interazione continua con questa facoltà con le relazioni affettive, con l'ambiente, con l'imitazione e tutto ciò che sta intorno a noi. Anche questa facoltà, come suggerisce Stefano Gensini nel suo manuale di semiotica, è un po' a tempo. Quindi è vero che la lingua e lo sviluppo della parola detta non viene per prima, ma è anche vero che diciamo lo sviluppo della facoltà di linguaggio, da cui dipende la possibilità di apprendere, di usare le lingue, ha in un certo qual modo dei limiti temporali. Ecco, tutti gli studi ci insegnano e dimostrano in maniera abbastanza chiaro come se la facoltà di linguaggio non viene adeguatamente, diciamo, aiutata nel suo sviluppo, non viene adeguatamente esercitata, allenata nei primi anni di vita, la facoltà di linguaggio rischia in un certo qual modo di atrofizzarsi, di diventare completamente inutile e direi anche inutilizzabile. Lo stesso succederebbe ad esempio alle nostre facoltà sensomotorie se noi fossimo stati costretti a rimanere molto di più di quanto lo siamo stati effettivamente stati seduti in un passeggino e non invece stimolati dai nostri genitori o dagli altri adulti a muoversi, a muoverci, non ecco, aiutati, coadiuvati nel cominciare a muovere i primi passi. Ecco, praticamente ci saremmo trovati nella stessa situazione. Le nostre facoltà sensomotorie, le nostre possibilità motorie sarebbero in un certo qual modo state ostacolate e diciamo molto rallentate, se non interrotte nel loro sviluppo. Lo stesso succederebbe alla facoltà di linguaggio, se non adeguatamente stimolata, se non adeguatamente esercitata all'interno di un contesto di socialità. Questo è un tema che, come dicevo, ci interessa tantissimo nel nostro corso, che ci aiuta in primis a spiegare appunto non solo che cos'è una lingua e come questa lingua si sviluppa, ma ci aiuta e ci aiuterà a spiegare poi come diciamo, perché le lingue, diciamo, non vengono per prima nel nostro universo comunicativo. Sì, alla fine, diciamo, sono gli strumenti prevalenti nella nostra quotidianità
quotidianità comunicativa, ma sicuramente, ecco, sin dalle prime ore di vita, questa nostra quotidianità comunicativa aveva una sua realtà e poteva essere tranquillamente, diciamo, esercitata anche senza l'uso della parola detta, che, come sappiamo, e lo vedremo poi, lo approfondiremo nelle lezioni successive, è un uso impedito anche dalla posizione della laringe, che appunto nei primi mesi di vita è una posizione troppo alta rispetto a quella richiesta dall'attività di articolazione del suono. Chiudo questa lezione con un invito. Abbiamo molto tempo a disposizione in queste giornate e quindi è un invito un po' alla De Mauro. Spostiamoci dalla semiotica, spostiamoci dalle scienze del linguaggio e, se vogliamo, un po' anche approfondire questo argomento, approfondirlo in una maniera leggera, insomma documentarci sulla questione, diciamo, che riguarda l'oggetto della nostra lezione, lo sviluppo della facoltà di linguaggio e l'apprendimento di una, due, tre, quante più lingue storico-naturali appunto possiamo apprendere, spostiamoci al cinema. Il cinema è, direi, pieno di storie che narrano di ragazzi selvaggi, di bambini lupo, Tarzan, quindi narrano in maniera più o meno appunto fantasiosa di individui che, in cui, diciamo, l'apprendimento di una lingua, neppure della lingua prima, non è andato a buon fine per questioni di scarsa, debole interazione con l'ambiente circostante, per, diciamo, questioni legate ad una mancanza di socialità. Quindi il cinema, narrando queste storie, mostra molto bene come la facoltà di linguaggio, quello che è scritto nel patrimonio genetico di noi esseri umani, da sola non basta. Mi permetto di suggerire un film che mi è piaciuto moltissimo e che spesso ripropongo ai miei studenti durante le lezioni in presenza, che narra appunto in una maniera cinematografica come appunto si fa con il film, con le immagini, appunto con le parole, con diversi personaggi, questa questione. È un film ormai datato per voi giovani, è un film del 1970 di François Truffaut dal titolo L'enfant sauvage. Questo film racconta la storia di un bambino che viene ritrovato nelle foreste dell'Aveyron in Francia, nudo e con un aspetto molto diverso da quello di un bambino normale, un aspetto più simile a quello di un animale selvaggio che di un bambino. Quindi il bambino viene recuperato da un gruppo di cacciatori in queste foreste, viene portato in un villaggio, ma da subito mostra tantissime difficoltà, non solo di espressione appunto parlata, non si esprime appunto oralmente, ma solo attraverso grugniti, ruggiti e via dicendo, e ha delle grosse difficoltà nella vita in comunità, per cui si decide di internarlo in un istituto di sordomuti, dove viene seguito da dei medici che in pratica lo dichiarano, diciamo, affetto da varie da problematiche psicocognitive ormai irreparabili, e quindi rinunciano alla cura di questo bambino. Il bambino viene però preso in cura da un medico, il dottor Itard, che grazie all'aiuto della sua governante comincia, diciamo, ad attivare con lui, a mettere in moto con lui un percorso di rieducazione che sarà anche un percorso di rieducazione linguistica. In questo percorso di educazione linguistica, ecco, purtroppo ci saranno delle difficoltà che appunto dimostreranno come ormai l'età del bambino è tale da incidere negativamente sulla possibilità di un recupero pieno della capacità comunicativa.
Quindi buona visione di questo film. Per chi vuole qualcosa più leggero, ci sono le diverse versioni cinematografiche, addirittura i cartoni animati di Tarzan, che però sono un ottimo esempio, un'ottima esemplificazione molto molto leggera delle questioni di cui abbiamo parlato in questa lezione. Un carissimo saluto, con le mie studentesse e i miei studenti. Ci rivediamo sulla piattaforma Moodle, ci rivediamo diciamo a distanza attraverso l'utilizzo della piattaforma Moodle nella prossima settimana, come consueto con le lezioni del lunedì e del martedì. Buona giornata a tutti, arrivederci.